Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Come sono Bianca. Oggi ci troviamo in my kitchen perché ho pensato di cominciare questo vlog della settimana con una ricetta. L'altro giorno storico, ho pubblicato su Instagram la foto del mio yakitori don. Era la prima volta che lo facevo, eppure ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che volevano la ricetta. In realtà io non ne ho seguita una in particolare perché lo yakitori don non è altro che yakitori, quindi pollo in salsa teriyaki su una base di riso basmati bollito. L'unica cosa che sono andata a cercare è come si fa la salsa teriyaki, siccome non sono riuscita a trovarla in commercio già fatta. E come ho disappunto, ho scoperto che per fare la salsa teriyaki ci vuole anche il sakè e il mirin. Ora, siccome io non avevo questi due ingredienti, mi sono inventata una salsa teriyaki diversa, perché ho scritto su internet come fare la salsa teriyaki senza sakè e mirin, e mi è venuto fuori che alcuni suggerivano di provare col vino bianco. E siccome in casa quello ce l'avevo, ho fatto la salsa teriyaki con il vino bianco. Tolto questo preambolo, visto il grande successo di questo yakitori don che ho fatto in casa, ho pensato di lasciare un video per voi, per i posteri, in cui ci sono io che cucino lo yakitori don. Si parte! Ho tagliato il pollo a pezzettini, l'ho messo in una ciotola e adesso vado a farlo marinare con quella che sarà la nostra salsa teriyaki. Dico, vieni ad annusare come profumano le mie mani. Da cosa sanno? Oddio, di aglio. Erba, cipollina e aglio dentro. Ho aggiunto anche la salsa di soia e ne ho messa un po', non da ricoprire tutto il pollo, però comunque da farlo galleggiare. E adesso aggiungo lo zucchero di canna e per questa quantità direi 2 cucchiai. E alla fine di tutto, al posto dei nostri amici sakè e mirin, ci mettiamo un cucchiaio di vino bianco. Molto semplice, si fa andare sul fuoco finché il riso non è cotto, finché il pollo non è cotto e la salsa non si è un po' rappresa ed è diventata un po' appiccicosina come la salsa teriyaki. Il pollo è praticamente cotto, vedete che la salsina è diventata un po' appiccicosina e si è tutta ridotta. Manca giusto un minuto per il riso. Si scola il riso e niente, ci si mette sopra il pollo. Diego, quanto riso hai fatto? Thank you.
Ed eccolo qui, il miracolo della quarantena. Oh mio Dio. Buongiorno, buona domenica. Oggi è domenica. Cosa è successo stamattina? Stamattina ho finito un libro che mi è piaciuto tantissimo, e cioè Figlie di una nuova era. Qualche giorno fa, mentre mi accingevo a finirlo, ho ordinato il secondo volume, è una trilogia. Ho ordinato il secondo volume su Amazon e spero che non ci siano troppi intoppi con i corrieri a questo punto della quarantena, e che mi arrivi, perché mi è piaciuto tantissimo. Mentre acquistavo il secondo, su Amazon ho letto questo banner che definiva questi tre libri l'amica geniale tedesca. Io non ho letto i libri dell'amica geniale, ho visto la serie TV di cui sono follemente innamorata, e devo essere sincera, il paragone al momento, ovviamente tra serie e libro, ci sta. Devo essere sincera, le prime 100 pagine sono state un po' difficili, ho fatto proprio fatica e non mi hanno preso particolarmente, perché devi entrare un po' nella storia, devi capire un po' i personaggi e soprattutto devi anche capire il ritmo serrato della scrittura, perché si passa da un personaggio all'altro facendo dei salti, si passa da ricordi scritti a tempo presente, quindi devi proprio connettere un po' le informazioni che stai leggendo. Ma una volta che parte, l'ho divorato, l'ho veramente divorato. E fra l'altro uno dei motivi per cui l'ho amato è l'epoca storica in cui è ambientato. La storia racconta di tutti questi personaggi, diciamo principalmente donne, ma non solo, che vivono esattamente dal secondo dopoguerra fino alla fine della seconda guerra mondiale. È veramente veramente un bel libro, veramente un bel romanzo storico, e ti prego Amazon, portami il secondo perché lo voglio tanto leggere. Tra l'altro vogliamo apprezzare il lavoro di design della copertina, perché secondo me è stupenda, e ognuno dei libri successivi ha sempre quattro donne in copertina i cui abiti cambiano in base all'epoca storica che sarà trattata nel libro, e secondo me è geniale, veramente stupendo. Sono ancora un po' concitata per la fine di questo libro. Detto questo, finito lo sproloquio libri e letteratura, in questa domenica, anche tra l'altro con un meteo un po' grigino, ho pensato di dedicarmi a un'attività che non ho ancora fatto e che mi sta aspettando proprio lì in quell'angolo, e cioè il mio album di laurea. E ormai ho stampato le foto almeno un mese fa e sono lì che mi aspettano tutte impilate, e quindi ho pensato, ok dai, la quarantena è il momento giusto per fare questa cosa. Oggi è il grande giorno. L'album in questione è di Paper Chase e è la versione più piccola di formato di quello che ho fatto per lo scrapbooking del mio soggiorno a Londra, che ho registrato nell'ultimo Vlogmas di quest'anno, ed è veramente un album bellissimo, è quello che cercavo, con questo colore marroncino, e anche le pagine al suo interno sono dello stesso colore, e soprattutto, cosa importante, non hanno né le pellicole in cui infilare le foto, quindi te le puoi gestire e incollare come più ti pare, e non hanno nemmeno quelle veline fra una pagina e l'altra che sono veramente brutte e
sanno di vecchio e lo so che sono fatte per proteggere le foto, bla 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 bla, ma no, io non le sopporto. Ha poi due fiocchi laterali per chiuderlo di lato, quindi stracarino. E quindi sì, questo è il mio album del cuore, l'album che uso per tutto. L'ho già detto che è di Paper Chase? Non lo so. L'ho già detto che l'ho comprato su Amazon? Non lo so. Però lo dico adesso. Come vi sarete accorti, all'interno c'è già la mia prima laurea. E queste sono tutte foto che mi ha fatto la Lucia Mauri, la mia cara amica Lucia, che non vedo da una vita e mezzo, ah beh, che non vedo dalla mia laurea magistrale, quindi da novembre, e che quel giorno è venuta appositamente da Padova per venire a farmi le foto e per farmi questo super regalo di laurea. Vi lascio tutti i suoi link e le sue cose nell'info box qua sotto perché fa delle cose stupende e secondo me meritano di essere viste. Lei e il suo moroso fanno delle cose stupende perché si sono uniti insieme in Luma Video. Quel giorno era il 15 di luglio del 2016 e noi siamo andati, io, la mia famiglia, Diego, il mio cane, la Lucia, nella sede della mia università per fare questa finta proclamazione. E dico finta perché praticamente quell'anno il presidente del corso del DAMS aveva deciso che noi laureandi in DAMS non ci meritavamo né una discussione della tesi né una proclamazione, perché per una tesi triennale, per una laurea triennale, non c'era bisogno di festeggiare come se fosse un dottorato a Oxford, cito testuali parole. E quindi annullò tutto e una volta finita la nostra tesi a giugno dovevamo inviarla sul sito dell'università, sarebbe stata valutata, sarebbe stata curata dai nostri relatori dalla commissione e poi il 22 luglio ci arriva una mail sulla nostra mail istituzionale dell'università in cui c'era questo file PDF lunghissimo con tutti i numeri di matricola di tutti i laureandi e accanto a ogni numero di matricola il voto di laurea. Laureati così. Io ero arrabbiatissima, io ho odiato questa cosa alla follia perché ho amato il DAMS, ho amato la tesi che avevo scritto e mi sentivo proprio portata via l'opportunità di parlare della mia tesi, di festeggiare e quindi cosa abbiamo fatto io e i miei? Abbiamo pensato di fare una finta proclamazione, quindi la settimana prima di scoprire i voti. Così non sarei stata guastata se magari il voto di laurea non era quello che mi immaginavo. Ci siamo trovati tutti un pomeriggio, tipo intorno alle 6, una roba del genere, a Bologna, nella mia sede di Santa Cristina, e abbiamo deciso di fare una finta proclamazione solo noi. Era il 15 luglio, praticamente era vuoto, non c'era nessuno, nessuno ce l'ha impedito. E abbiamo portato la corona dall'oro, ci siamo tutti vestiti imbellettati, abbiamo portato lo spumante e abbiamo deciso di festeggiare. Così. Quindi sì, questo è il mio ricordo felice della mia laurea in dance. E fa un certo effetto rivederlo adesso, soprattutto perché mi rendo conto che ero magrissima, ma veramente veramente magra rispetto alla mia condizione attuale, ma non è una magrezza positiva assolutamente, perché anzi mi fa ricordare che proprio in quei mesi scoppiò la mia ansia e io non avevo mangiato per tutto giugno e qui eravamo al 15 di luglio, quindi vi lascio fare i conti. Ero messa malino e infatti alla fine nel settembre, quindi qualche mese dopo, cominciai il mio percorso dalla psicologa. Però quel giorno andò bene, quel giorno che eravamo noi, che eravamo soli, che ci eravamo inventati questa cosa, fu il giorno forse più bello di tutta la mia estate 2016. Ah no, tranne quando andai a Londra, vabbè. Questo è proprio il ricordo più felice che io ho della mia laurea triennale, perché poi quando arrivò il momento di festeggiare con tutti i miei amici, penso la sera dopo questa finta proclamazione, io ero in una condizione terribile. E quella sera veramente la mia ansia raggiunse picchi assurdi e
Io volevo scappare dalla mia festa di laurea e volevo andare via, non ho mangiato niente per tutta sera, non ho bevuto niente per tutta sera, non potevo dirlo a tutti gli invitati, tutte le persone che erano lì per me, anche perché tra l'altro nemmeno io sapevo cosa mi stava succedendo, non avendo ancora cominciato un percorso dalla mia psicoterapeuta, e non sapevo cosa avevo, sapevo solo che stavo malissimo e non ho nemmeno mangiato la mia torta di laurea, l'ho mangiata il giorno dopo. Quindi sì, fu una festa di laurea molto molto difficile, e però non fa niente, ho imparato che si tengono i ricordi buoni, si tengono i ricordi meno buoni e ci si fa bastare quello che si ha. Quindi io ho avuto la fortuna di avere queste bellissime foto, di avere una finta proclamazione, e tante persone al mio posto magari non hanno avuto la possibilità di fare queste foto, non hanno avuto la possibilità di fare questa finta proclamazione in sede, quindi devo essere grata per quello che ho fatto e per quello che ho. Momento mantra. Però, tornando a noi e tornando a cose importanti, siamo qui perché devo fare la parte restante delle pagine di questo album con le foto della mia laurea magistrale, che sono un po' di più rispetto a quelle della triennale, ma perché qui la discussione, la proclamazione c'è stata. Anche quest'anno alle foto della laurea ci ha pensato la mia amica Lucia, che è venuta da Milano stavolta, non da Padova, per stare con noi quel giorno, e ci ha pensato anche la mia amica Teddy, quindi avevo due fotografe a farmi le foto, e quindi queste che ho stampato sono un mix di entrambe le foto, di entrambe le mie fotografe. Ecco, a distanza di 3 anni, sì, 2016-2019, qui forse ho messo a fruttare gli insegnamenti della psicologa che non avevo avuto per la mia triennale. E infatti, anche se c'era tantissima ansia, anche se ero tesissima per questa discussione di questa tesi, anche se veramente avevo la nausea quella mattina quando mi sono alzata, in realtà avevamo fatto tutto un lavoro io e la mia psicologa per prepararci a quel momento, per cui è stata un'ansia e un nervosismo positivo, gestibile, e quindi ho un ricordo bello, ho ricordi belli, e questa era la cosa più importante, avere dei ricordi belli, avere il mio momento di gloria alla fine della mia magistrale, alla fine di questa tesi che mi è costata tantissimo in tutti i sensi, sia psicologici che fisici che economici. E se adesso penso a quei poveri laureandi che devono fare la loro proclamazione via Skype e senza parenti, amici con cui festeggiare, ecco, in questi casi ti viene proprio da ringraziare per quello che hai potuto fare, per quello che hai avuto, e ti viene da non lamentarti se qualcosa non è andato proprio secondo i piani. Bene, finito il momento mantra, basta, finito, lo giuro. Cominciamo a incollare. Facciamo prima una prova per vedere che succede. Diego, direttamente da Scampia, con 12 sparacorriandoli. Saluti a tutti gli amici di Scampia. Mamma mia, queste erano le facce che facevo. Qui era esattamente un secondo prima di cominciare a parlare, a presentare la mia tesi. Oh madonna, però è stato super divertente. Eccole le mie due fotografe del cuore, la Luci e la Teddy.
finita. E anche per oggi i miei ricordi sono salvi. Oh, Diego, che cosa mi prepari da mangiare, quindi?